La crescita ritornerà entro 2 anni e le sanzioni non saranno eterne perché la Russia non è l'Iran. Parola di Vladimir Putin. Nel corso della maratona televisiva nella quale il presidente russo risponde alle domande dei cittadini, Putin ha detto che è impossibile una guerra con l'Ucraina. Agli imprenditori preoccupati dalle sanzioni risponde così. È improbabile aspettarsi la revoca delle sanzioni perché si tratta di una questione puramente politica. Per alcuni dei nostri partner sono sanzioni mirate alla cooperazione con la Russia e al contenimento del nostro sviluppo. In ogni caso, credo che non siano direttamente collegate agli eventi in Ucraina. Siamo sempre aperti alla collaborazione con l'Occidente, alla normalizzazione con gli Stati Uniti, ha ribadito Putin, secondo il quale però Washington non ha bisogno di alleati, ma solo di vassalli. Noi non dobbiamo resistere alle sanzioni, dobbiamo sfruttare a nostro vantaggio la situazione attuale per raggiungere nuovi livelli di sviluppo, sostituendo ad esempio i prodotti di importazione con quelli locali. Probabilmente non avremmo adottato questa strategia se non ci fossero state le sanzioni, ma ora dobbiamo e spero che questo porterà allo sviluppo anche dell'industria legata all'alta tecnologia. Subiamo l'aumento dell'inflazione sui prodotti alimentari, ma dobbiamo sopportare questo ancora un po' di tempo. La questione del giorno è legata al via libera di Putin alla vendita dei sistemi di difesa antimissile all'Iran. All'Occidente, che lo accusa di spaccare la comunità internazionale, il presidente russo risponde. La consegna dei missili S-300 all'Iran non è inclusa nella lista delle sanzioni ONU. Abbiamo sospeso questa consegna nel 2010 in modo unilaterale e ora, di fronte ai positivi progressi sulla questione nucleare iraniana, non abbiamo motivo di continuare, ancora una volta unilateralmente, a mantenere queste limitazioni. Putin torna ad accusare Kiev di aver tagliato fuori il Donbass con le proprie mani, ultima stoccata agli Stati Uniti sulla parata per l'anniversario della vittoria russa sul nazismo. Qualcuno non vuole partecipare, a qualcun altro non è consentito da Washington.